solo io, Simona, mi sono scoperto da solo. Vuoi vedere come mi scopro da solo, Simona? No, assolutamente no, però si dice mi sono fatto da solo, non mi sono scoperto. Se vuoi vedere come mi sono fatto da solo, io ti faccio vedere subito, Simona. Prima di annunciare il brano? Il brano? Non si dice brano, devi parlare italiano. Prano, con la B di prano. Calcio di qui, calcio di là, io preferisco tanto il tennis, sai? Sì, almeno ogni tanto c'è un doppio fallo, che è una cosa che veramente mi favore, fa tanto Cristian. Piacere, guarda. Scusa, perché ho una paura, sai, non voglio, non amo questi comici che fanno tutti questi doppi sensi, ecco, francamente, li detesto, certo. Guarda. Assomiglia a Maggioglio più senza parrucca che qua parrucca. Ma te l'aspettavi di tornare adesso da Fabio Fazio a rifare Cristiano? No, perché, diciamo, io non erano 10 anni e non facevo più i personaggi. Poi mi sono ritrovato a Milano a fare il Marchese del Grillo, è nata l'avventura dei Gialappa, quindi De Laurentiis, Borghese. Fabio mi fa, ci siamo incrociati e quel tavolo lo vedevo da casa starci tutte le domeniche, una cosa emozionante, con dei colleghi fantastici. E quindi è stato un po' tornare a 20 anni fa quasi per me, e per un po' di tempo li terrò vivi questi personaggi, quindi spero bene. Poi mo sono un po' emozionato perché stasera, tra poche stasera di decima edizione, di Posti in Incognito su Rai 2 in prima serata. Questa è un'anticipazione, guardate. Prego signori, prego, da questa parte. Provi la cacio e pepe, che c'è il pepe che è afrodisia. Chi vuole assaggiare, signori, prego, da questa parte. È tutto gratis. Vai con la polpettina. Ci trovi in tutti i supermercati, eh. Passaggi cirica se le garba. Un panzerotto, una cacio e pepe, una mozzarella in carrozza. Ma sai che ce lo sta prendendo gusto? Ristoratori. No, allora, che vedremo stasera? Stasera vedete una puntata fatta in Puglia, l'abbiamo girata alla fine dell'estate. Io ho rischiato come mai, rischiavo di essere scoperto, perché praticamente ero in piazza ad Ostuni a fare una dimostrazione di prodotti fritti e c'erano centinaia di persone. Io ti giuro, mi batteva il cuore in maniera incredibile, ce l'ho fatta, ma soprattutto abbiamo delle storie di riscatto, ce ne sono due oggi, non ve le spoiler. Cioè, gente veramente partita dal cuore dell'Africa, arrivata in Italia, è riuscita a trovare una sua strada, una sua dignità, una sua concretezza. Degli italiani e dei nuovi italiani bellissimi in una puntata, cioè preparatevi stasera, ve lo dico, un po' si ridacchia, si commuove. Ma preparatevi i fazzoletti, gli asciugamani, qualsiasi cosa, perché le storie stasera sono bellissime. Senti, allora, Posti in Incognito su Rai 2 e poi di nuovo il tuo spettacolo Bollicine, come inviteresti, come direbbe Cristiano? Guarda, si parte, l'altro anno a Sistina, 2 settimane bellissime di sold out, stavolta partiamo da Firenze, tutta Italia, Firenze, Milano, Teatro degli Arcimboldi, Ferrara, Brescia, Padova, Bari, tutta Italia, un grande tour, poi spero di chiuderla a Roma alla fine della primavera. Senti, torna a trovarci però, magari. Ma io, sul guarda, finale di Posti, perché mi diverto sempre un sacco. Devi tornare perché ci fa piacere. È vero, gladiatore. Grazie, è un grande artista e anche una bella persona.